Leonardo Calò, sei il più giovane dello staff tecnico, ma quello con la maggior anzianità nella prima squadra femminile del Parella. Allora, a te che sei qui da parecchi anni, chiedo che cosa è cambiato e come è cresciuto il Parella da quando ci hai iniziato a lavorare fino ad oggi. Innanzitutto, il percorso con me è partito dalla B2, perché io ho fatto il primo anno di B2, che è l'anno in cui siamo saliti in B1, e quello era parte di un percorso che era già iniziato con Manno, che aveva vinto la Serie C l'anno prima. Quindi diciamo che in 3 anni siamo passati, la società è passata dall'avere una prima squadra in Serie C ad averla in B1, e è stato un grosso cambiamento per tutti quanti, a livello chiaramente di gioco, di giocatori, anche proprio per la società. È stato un grosso cambiamento, perché sono campionati molto molto diversi e da gestire in maniera molto molto diversa. Io poi dalla B2 ad adesso ho fatto in totale, se non sbaglio, sono 5 gli anni di B1, l'anno di B2 più 5 anni di B1, e ho cambiato, mi piace dirlo così, nel frattempo 4 allenatori, fino ad arrivare adesso con Mauro, parlando solo del primo, ovviamente anche altrettanti secondi. E sicuramente quello a cui ho assistito è un progredire a livello non solo pratico della squadra, chiaramente giocatori di livello un po' più alto, più esperti, o giocatori che militavano già in campionati di B1, cose così, ma anche a livello proprio della gestione nostra, tra virgolette, da parte della società, e tutto il sostegno e il lavoro che c'è stato da parte della società nei confronti della prima squadra, chiaramente, che è la base poi per poter fare un lavoro diverso in palestra. Abbiamo cambiato addirittura il campo, perché noi giocavamo sul campo percorto, e quando siamo passati poi in B1, non il primo anno, ma il secondo, abbiamo iniziato a giocare anche sul campo per lungo, e questo non è sempre facile da gestire, perché vuol dire doversi allenare anche sul campo per lungo, dover gestire gli spazi palestra in maniera diversa. E quindi sicuramente anche il lavoro della società proprio ci ha permesso di fare un lavoro poi in palestra diverso, e che si è adattato man mano al livello in cui stavamo giocando, e adesso ci siamo pienamente dentro, direi. Questo staff, la tua peculiarità è quella di fare lo scoutman, no? Allora sei l'uomo dei dati, l'uomo dei numeri. Allora dacci qualche numero, qualche dato di questa prima parte di stagione del Parella, soprattutto quelli che ritieni dei dati sensibili, interessanti. Allora, quello che colpisce a me innanzitutto è, credo sia l'anno in cui abbiamo la linea di ricezione con le percentuali di ricezione più alte e soprattutto più omogenee. Non abbiamo ricettori particolarmente indietro rispetto ad anni scorsi in cui ci capitava magari spesso una situazione del genere. Abbiamo una linea di ricezione molto omogenea con percentuali molto alte, e abbiamo, grazie chiaramente anche a questa cosa, ma anche a un ottimo palleggiatore, un cambio palla altissimo. Cioè, noi dopo sulla battuta degli avversari, diciamo, riceviamo, andiamo a terra, poi in attacco molto spesso, e molto più, mi sento di poter dire, più spesso di tutte le altre squadre del girone. Questi sicuramente sono i due dati che mi colpiscono di più, perché gli anni scorsi, anche se avevamo un livello molto alto, ad esempio in battuta, o a volte un anno c'è stato a Muro, eravamo fra le più forti in assoluto, non mi era mai capitato di avere la ricezione più alta e il cambio palla più alto, che comunque ha numeri, adesso non ve li sto a dire in particolare, però numeri molto 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 alti, e si vede, perché poi insomma i risultati poi confermano che abbiamo qualcosa, insomma, in più, che facciamo a un livello abbastanza alto per il nostro campionato. Se avessi la bacchetta magica, ma non ce l'hai, e quindi diciamo su che cosa bisogna lavorare in palestra per migliorare, quale dato? Ecco, quale dato tu vorresti veder migliorare?
Un dato generale è difficile da dare, noi lavoriamo di settimana in settimana, soprattutto sulle cose che non sono andate, quindi dopo una partita come quella di sabato scorso dove abbiamo fatto 27 errori in battuta, a me viene da dire dovremmo migliorare la battuta. Non è vero in realtà a carattere generale, perché poi noi siamo un'ottima squadra in battuta. Se devo pensare proprio a un qualcosa che su cui pecchiamo ogni tanto, probabilmente io giocherei, mi allenerei sull'avere tante uscite in attacco, tante combinazioni diverse. Invece noi ne abbiamo un po', non poche, però una quantità come ce l'hanno molte altre squadre, grazie a Dio lo facciamo molto bene. Però mi piacerebbe avere molte più soluzioni d'attacco e lavorare con seconde linee, giochi coi centri diversi, senza inventarsi niente di strano, però mi piacerebbe avere questo, diciamo, più soluzioni d'attacco, sì.